su 9 partite della domenica, 9 long time. Subito un grande ingresso da parte di Tra. Lungo, amici importanti. Però la salto di qualità, arrivare ad alzare lo scudetto, che sarebbe importantissimo per lui. Nastro vuoto qui. E sono 6 ora. La crama. 15. Non è fallo da. La risposta di Diego Bellettinari costringe al tuffo Gallo. Diga. La sua differenza. Vedete, 1,70 e 1,80. Due brutti errori al servizio di Gallo. Riflesso in trama, non ci credo. Che scambio che abbiamo visto, Davide! Una trama strepitosa, fatto ai miracoli. Volava da una parte all'altra del campo. Arriva però lo contro break sul killer point. E siamo 1-1. Insiste in quella zona. Abbiamo visto da questa mattina che. Che bravo Diego Gallini, cosa ha fatto Gallo? Strenua. Bravissimo Gallo con una doppia difesa che vale lo 0-30. Eccolo qua, l'ha chiamato Davide, è arrivato. Ancora li faccio. Mi va letteralmente ad abbattere Gallo per il 40-33. Risponde molto bene qui Crama, scappa via il top spin di Gallo. Poteva fare meglio qua. Lunga la difesa in ingresso. Bellissimo anticipo da parte di Luca Crama adesso, che legge prima la volevo fare Faccini. Polpacci esplosivi arrivano sulla palla con una velocità assoluta da andare a anticipare la traiettoria. Molto bravo CL. E va a colpire il rovescio di Faccini. Luca Crama match a 0. Punta su un kick a Noria. Ampiamente lunga la battuta. E va a pescare la riga col dritto. Sbaglia Crama, scelta tattica sbagliata secondo me la parte di Crama, che spinge la palla da sotto la rete. E poi ha lasciato anche un po' scoperto sotto là. Non deve spingere con le palle, altrimenti la rete 1,80. L'avversario ti sovrasta. Molto bravo Gallo con lo sventaglio mancino. Punto costruito decisamente bene dal compagno di squadra, chiuso nella migliore delle maniere da parte di Diego Gallini. 30 pari. Ancora una palla spinta da parte di Crama. Questo errore pesante di due. Gran ingresso di Faccio. Serve bene Diego. Chiude con la palla alta Faccio. Abbiamo quindi un killer point. Royal killer Bravo. Point. Nicky. Royal killer point. Non ho ancora visto, vero?
fuori la risposta col rovescio da parte di Diego Gallini, tiene quei punti consecutivi di Gallini Cramarossa. Prende bene la rete qua Diego Bellettinari. Bellettinari, siamo a 0-15. Servizio blocco. 15 pari. Bravo! Ottimo ancora servizio di Gallo. Primo set della finale maschile di Italia. Ha fatto una rete d'approccio incredibile. Con la rottura. Magia di Luca Cramarossa. Vediamo. Come risponde Gallo? Chiude con lo smash Cramarossa, molto bravo da in ricezione. Qui bisognerebbe raccontare che cosa si è inventato Gallo in risposta, perché ha fatto un game di risposta che... Va a pescare la riga. Errore gratuito perché non è Gallo, non lo stanno sfruttando. Non è possibile. Incredibile, punto strepitoso da Diego Bellettinari, difende l'impossibile. Siamo 0-40. Bellettinari questo punto. Forza la battuta Crama. Questa finale. A pescare il rovescio di Gallini in stanza. Ancora palla fintata da Cramo, molto bene. Qui faccio da fare il pallonetto. Tre palle break, 15-40. Devo fare il pallonetto, ormai c'è già stato un fraseggio corto di insomma 3-4 palle. Fuori di un soffio la risposta di Crama. In rete la palla da parte di Bellettinari Faccini, c'è il quinto break del primo set. Servizio 4 punti per chiudere il set. Lungo il pallonetto di si vede delle volte primettamente, delle volte set point. Risponde bene Diego, volete incontro di Gallo alla centrale di Gallo, stecca lo smash Bellettinari, è il primo set di Luca Cramarossa e Diego Gallini, 6-4 il punteggio. Decisiva la fase conclusiva del primo parziale. Assisti lì faccio molto bravo, forza la servizio vincente da monofallo 40-30. Gran servizio vincente, lungo linea da parte di Marco Faccini a pescare il dritto di Cramarossa, tiene il servizio 1-0 Faccini Bellettinari, il primo set è stato in favore di
per un match maschile. Servizio vincente. Sono spinto che ti dice. Ho potuto appurare in questo scambio. Buona. Intiene in campo il dritto, faccini, poteva far meglio in questo caso. Prova il miracolo da dietro la schiena, Luca Cramarossa non riesce nel suo tentativo di difesa estrema. Siamo al killer point, due punti consecutivi per Faccini Bollettinari. 1-0 il vantaggio da parte. Finisce di un soffio alato, ha soffiato. Sì, la guardate, la no block zone, sì, a distanza 3 metri. Fuori su Facebook, un bel traguardo per Beach Tennis Channel. Ringraziamento duo poi. Molto vocale, Crame intanto, tiene sempre sul pezzo il compagno. Gran palla corta di valore in campo, quello sono davanti. Ancora Crama. Lo smash Luca Cramarossa, c'è il break. 2-1 pesante in favore di Gaglini. Cramarossa, cambio di campo, un 7-0 per il tandem composto dal Tarantino. Tante discussioni che organizza. Diego, dai. Ancora lui, Diego Gallini. Un tuffo importante. Prova l'iscrizione degli organizzatori come regola il regolamento federale. Lo ripeto, alcuni tornei di. Che trova il vincente. Mamma mia, che cosa sta facendo in risposta Gallo? Niente, non passa praticamente nulla, la faccia sta tirando a tutto braccio. Mamma mia. Questo è Fantabis Tennis, Davide. È presente Fantabis Tennis. Da parte di Gallini. Sempre in termini di Fanta, sarebbe stato acquistato. Stavolta non riesce ad opporsi perché la parte difficile quello che sta facendo. Guarda che lo stilistico è veramente unico nel suo genio. Come gestisce questa palla alta. Ancora risposta di Gallo out questa volta. Monta il giro servizio Fazio. La corsa dottore di Mantova. 1-2 l'ingresso. Io che faccio, proverei a cambiare qualcosa a risposta, magari partire un po' più indietro e steppare avanti, risponde bene che faccio. Questo è un invito a nozze per Crama. In questo momento il linguaggio del corpo parla in maniera abbastanza eloquente, serve una scossa per le prime facce. Stanno cucendo verso lo scudetto. Dai.
fare in questo caso. Esatto, sì, devono strafare, devono rimanere lì e gestire la situazione, il vantaggio ce l'hanno. Lungo il prendono allora ti dico questa chiave di lettura tattica, ti dico questa chiave di lettura tattica, passo avanti ed anticipa brutto errore di due servizio, adesso dura 5-2. E sta dentro la e c'è l'ace, l'ace di Gallo. Rimane corta questa palla di e Luca Cramarossa. Luca sta e chiude CL7 Luca Cramarossa e Diego Gallini sono i campioni d'Italia indoor di beach tennis 2020. Miki, una vittoria meritata, complimenti anche però a chi è stato sconfitto, che ha disputato un grande torneo. Sì, grandissimo torneo da parte di Fazio e Diego, che hanno raggiunto la semifinale, hanno raggiunto la finale meritatamente. Diego Gallini e Luca Cramarossa. Crama, per te è un'abitudine, ma sempre una grande emozione. Ricordavo quello splendido punto quando era in coppia con Matteo Marighella, il trionfo di qualche anno fa. Era attesa una prova del 9, Diego Gallini, classe 97, ha risposto alla grande. Sì, oh, felicissimo, è sempre bello vincere. Oggi l'ho fatto con un amico a cui voglio veramente bene. Sono veramente stracontento. Voglio fare i complimenti al socio Diego, perché oggi è stato incredibile per tutto il torneo. E voglio ringraziare tutte le persone che sono venute a tifare per noi, erano veramente tante, tanti amici, tanti allievi, e grazie anche all'organizzazione, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Che dire, Diego, sei stato votato MVP dal pubblico che ci ha seguito, 500 persone hanno seguito live la partita, hanno scritto Gallo MVP, complimenti. Grazie mille, è stata un'esperienza indimenticabile. E vorrei fare i complimenti al mio socio, che mi ha dato fiducia e ha giocato benissimo. Vorrei fare un complimento anche agli avversari, che comunque non sono mai facili da battere, e anche un complimento a tutta l'organizzazione, che è stata impeccabile. Ovviamente, però, il plauso più grosso va a voi, siete stati meritatamente i campioni italiani 2020. Per Faccini bollettinare, un'altra finale persa, ma ha dimostrato di esserci sul pezzo, sono pronti per giocare ad altissimo livello, quindi mi aggrego a voi per i complimenti agli avversari. È stata una bella finale, un bellissimo torneo, 9 long tiebreak su 10 partite quest'oggi, penso che il pubblico si sia divertito. Sì, long tiebreak sicuramente finisce lo spettacolo, quando una partita arriva long sono tutti lì pronti a vederlo. Noi giocatori mette veramente alla prova, perché mentalmente bisogna veramente lottare, stare concentrati ogni punto, ma è il bello del gioco. Oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto 2 long tiebreak. Che dire, tutto bellissimo, grazie a tutti. Vi chiedo un'ultima cosa, promossa la rete alta 1,80? Ma secondo me è una di quelle regole, dai, che comunque bisogna farci l'abitudine, perché abbiamo sempre giocato con la rete 1,70. Di adesso la regola è entrata in vigore da gennaio, quindi dai, ancora c'è tempo per allenarsi. Complimenti ragazzi, godetevi la festa. Grazie.